Dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Alessandro Cecchi Paone. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Con me nel Salotto di Mirtilla intanto abbiamo Mauro. Ciao Mauro. Buonasera a tutti voi. Abbiamo Gianfranco. Ciao Gianfranco. Buonasera a tutti gli ascoltatori. E poi abbiamo lui, il grande Alessandro Cecchi Paone. Ciao Alessandro. Ciao Mirtilla, ciao a tutti voi. Allora, noi sappiamo benissimo quello che tu hai fatto nella tua lunga carriera, sei un grandissimo giornalista che tutti quanti noi abbiamo apprezzato, un conduttore televisivo, sei un accademico italiano, un divulgatore scientifico, ma come è nata questo desiderio di partecipare al Grande Fratello? Non è nata da me, in realtà mi è stata chiesta dall'azienda che aveva bisogno di far parlare nella casa di temi che di solito nella casa del Grande Fratello non vengono avvicinati, quindi l'importanza dell'istruzione, della cultura, della ricerca scientifica, l'attenzione ai diritti delle minoranze, il no al razzismo e alla discriminazione fra regioni italiane. E quindi mi hanno chiesto di entrare per fare questo tipo di lavoro, per avere questo tipo di missione, ed è una cosa che mi ha subito convinto e che ho fatto con molto piacere. Ho capito. Mauro. Sì, allora Alessandro, qual è stato, diciamo così, il concorrente appunto di questo ultimo GF che tu appunto sei entrato? Con cui sei andato più d'accordo, e c'è stato qualcuno che praticamente per incompatibilità di carattere o comunque di idee non ti sei trovato all'interno della casa? Mi sono trovato subito molto d'accordo con giovane judoka italiano, medaglia d'oro alle Olimpiadi per lo judo, appunto, Fabio Basile, perché pur essendo molto giovane è abituato a un tale livello di sacrifici, di allenamenti, di rinunzie, di concentrazione sull'obiettivo, che ha una testa molto più matura, insomma, della sua età, e quindi è una persona molto equilibrata, è una persona molto, molto attenta, e questo me l'ha fatto subito preferire rispetto a tutti gli altri. La persona con cui mi sono trovato meno in sintonia è stata una donna che io rispetto e che amo molto, ma che ho criticato affettuosamente per la sua scelta di vivere sotto le telecamere la tragedia che l'ha colpita per la seconda volta in vita sua. Sto parlando di Lore del Santo, le voglio molto bene, come sapete ha perso un secondo figlio in circostanze tragiche come le prime, e io credo che quando capitano queste cose si debba, come dire, chiudersi un po' in se stessi, nei propri affetti, e non esporsi a milioni e milioni di persone con telecamere che ti seguono 24 ore su 24. Ma gliel'ho detto con molto amore, lei ha capito che la mia era una preoccupazione per il suo benessere psicologico futuro. Sì, diciamo così che molti nostri spettatori ci chiedevano appunto cosa ne pensavi tu appunto di Lori, di questa appunto sua partecipazione al Grande Fratello. Quindi, però mi hai già, diciamo così, risposto ai nostri spettatori con questa domanda. E secondo te, un'altra curiosità appunto dei nostri telespettatori, la Marchesa è Marchesa, non è Marchesa? Cosa ne pensi di questa storia? È stata un po' una montatura? Che è stato? Allora,
Allora, che sia marchesa o non marchesa, a me non me ne importa nulla, perché voglio ricordare che in base alla Costituzione della Repubblica Italiana i titoli nobiliari non hanno alcun peso e alcun rilievo. Quindi ognuno può definirsi quello che vuole, perché la cosa non ha alcun tipo di conseguenza. Detto questo, non capisco le polemiche sul fatto che sia una marchesa vera o finta, nel senso che per la Repubblica Italiana i marchesi non hanno nessun ruolo e nessuna titolarità. La trovo un piccolo genio, nel senso che si è creata un personaggio che ha richiamato l'attenzione ed è la prima a giocarci, cioè a viverlo con distacco ironico, mentre incredibilmente molti l'hanno vissuta e continuano a viverla con un eccesso di accanimento e di seriosità. Io credo che sia un personaggio degno della commedia all'italiana, e quindi complimenti alla marchesa o pseudo marchesa, che per me fa lo stesso. Una domanda invece da parte mia. Diciamo che Alessandro Cecchipaone è stato ed è tuttora uno dei volti più amati dagli italiani per tutto ciò che tu hai fatto e perché ti abbiamo visto spesso e volentieri appunto nelle, diciamo, nei vari programmi televisivi, e sai perfettamente che è vero, sì, ci sono persone che ci vogliono bene e persone che ci vogliono male, però io credo che ad Alessandro Cecchipaone tutti quanti vogliono bene, proprio per tutto ciò che tu hai fatto per noi ascoltatori e telespettatori. Hai avuto da parte dei concorrenti la manifestazione d'affetto nei tuoi confronti? C'è stato qualcuno invece che ti ha deluso? Perché, cioè, voglio dire, Alessandro, no, diciamo che, come tu hai detto, per fortuna io ne sono profondamente grato, soprattutto per il mio programma La Macchina del Tempo e l'altro Appuntamento con la Storia, che hanno occupato più di 10 anni della mia attività pubblica. Tutti quanti hanno una opinione molto positiva e molto gradevole nei miei confronti. Poi ci sono stati altri tipi di impegno e di manifestazione del mio pensiero che ovviamente hanno trovato alcune persone, o molte persone a seconda dei casi, in disaccordo, ma la cosa bella è che anche coloro che si sono trovati in disaccordo su alcuni punti specifici mi hanno riconosciuto la buona fede, il disinteresse, nel senso che non lo facevo per guadagnarci qualche utilità derivata, e quindi, come dire, si è mantenuto il livello della stima, del rispetto, anche nella diversità di opinioni. Devo dire che anche nella casa mi sono trovato in queste condizioni, con qualche difficoltà con i più giovani, che non manifestano più interesse o non riconoscono più importanza all'essere preparati dal punto di vista culturale e scientifico. Qualcuno li ha convinti che c'è futuro anche se si è profondamente ignoranti e non preparati. Io gli ho ricordato che non è così, perché poi il mondo del lavoro mondiale richiede la conoscenza di una lingua straniera, richiede almeno della preparazione di base, e quindi su questo ci sono state delle incomprensioni molto, molto profonde. Me ne dispiace per loro, perché poi saranno loro e chi a loro si ispirerà ad avere dei gravi problemi di inserimento nel mondo professionale. Hai toccato un tasto molto importante, quello dei giovani di oggi. Io sento in continuazione, a parte le persone esterne all'ambiente della radio, ma anche in famiglia, che si parla e si dice che i giovani di oggi sono molto molto meno preparati rispetto a quelli di una volta. Allora, Alessandro, cosa pensi tu? Per quale motivo questo? C'è un motivo? Disinteresse? Ma innanzitutto io non mi riferisco mai a categorie così generali e generiche come quella dei giovani di oggi o i giovani di una volta. Noi giovani di una volta, per fortuna non troppo lontana, eravamo molto diversi fra noi, così come i giovani di oggi sono molto, molto diversi fra loro.
Diciamo che esiste una maggiore confusione in questa fase, per le generazioni che vivono questa fase, in cui troppi adulti hanno rinunziato a svolgere il loro ruolo, che è un ruolo di trasmissione del sapere e dell'esperienza, che è un ruolo di appoggio, supporto e sostegno, ma anche che è un ruolo difficile di critica, di come posso dire, di visioni alternative delle cose. Ecco, io mi sono accorto che di fronte al fatto che come adulto responsabile io abbia avuto l'atteggiamento normale per me, visto che sono un professore universitario, di dire che certe cose non vanno bene, certe cose erano sbagliate, certe cose vanno corrette, sono rimasti stupefatti, perché evidentemente mai avevano avuto in famiglia o a scuola o all'università, per chi l'ha fatto, un adulto che avesse avuto il coraggio di dirgli dei no, di dirgli che le cose non andavano così come andavano. Ecco, li ho trovati alcuni molto viziati e quindi danneggiati da una ipotetica positività generica che non fa mai bene nel corso di un percorso educativo e di crescita. Quindi un po' la colpa, cioè, diciamo, dei genitori in primis, per quanto mi riguarda, dei genitori in primis, e poi mano a mano i vari... Guarda, io direi, non, direi degli adulti, degli, cioè, adulti. È come se gli adulti di questi ultimi tempi non abbiano più svolto il loro ruolo, che, ripeto, è un ruolo di trasmissione dell'esperienza, delle conoscenze, di appoggio emotivo, affettivo, ma anche, se necessario, di punto di riferimento critico. Io oggi, se ci penso, penso con molto affetto ai miei maestri familiari o professionali o scolastici che mi hanno sostenuto, che mi hanno sorretto, che mi hanno incoraggiato, ma penso anche con molta riconoscenza a quelli con cui ho avuto scontri, incomprensioni, difficoltà di rapporto, perché anche loro, con quel loro atteggiamento, mi hanno insegnato moltissimo. Uno capisce chi è soltanto se ha davanti persone che sono sincere, sia nella positività sia nella contrapposizione. E su questo io purtroppo ti devo dare ragione, perché la penso come te, quindi su questo concordiamo al mille per mille, non c'è nessun dubbio. Tu hai parlato di comportamenti anche veri, sinceri, all'interno della casa. Ho seguito, diciamo, il programma con Silvana Toffanini, dove hai detto che comunque ci sono, cioè, per te il Grande Fratello è stato un, tra virgolette lo metto, un mezzo per poter dar sfogo a quelle che sono state le tue emozioni trattenute per tanti anni, riferendoti appunto al momento in cui hai avuto, io non dico debolezza, perché piangere per me non significa essere deboli, ma significa liberarsi a volte, no? Il pianto fa bene sia quando è un pianto di allegria, sia quando è un pianto invece di nostalgia, tra virgolette. Mi riferisco appunto a quando tu hai avuto quel momento bellissimo per noi, in cui sei stato una persona vera in quel momento. A proposito di questo, secondo te il vero è uscito fuori anche da altri concorrenti? O ci sono concorrenti, ci sono stati concorrenti che invece tu li hai visti, tra virgolette, falsi, nel senso che non erano se stessi? Perché è vero, sì, che ci sono delle telecamere che ti fanno vedere momento per momento, però io posso essere talmente bravo a fingere che non rivelo mai quelli che sono i miei pensieri, le mie emozioni, i miei sentimenti. Allora, grazie innanzitutto per l'apprezzamento, ne sono molto grato. Diciamo che io sono un professionista che si è formato negli anni nelle migliori aziende con i migliori direttori, per cui il nostro mestiere prevede di fornire con delle tecniche che sono verbali, non verbali, di immagine, di fornire delle informazioni o degli approfondimenti, e quindi il nostro mondo affettivo, emotivo, non c'entra nulla. È chiaro che questi tipi di programmi relativamente nuovi invece richiedono non soltanto una professionalità, ma richiedono anche una disponibilità di comunicazione più umana, più viscerale.
e per questo, per la prima e credo unica volta nella mia carriera, ho pianto in onda, perché mi è stato chiesto di ricordare un momento per me particolarmente doloroso, che è stata la fine di un rapporto speciale con mio nonno materno, che per me è Francesco. Stato il punto di riferimento affettivo più importante. E ne sono contento perché appunto mi sono sentito in quel momento nel luogo giusto per essere anche umanamente disponibile nei confronti del pubblico. Non ho visto molto di questo negli altri, tranne che per esempio in Stefano Sala, il modello ragazzo padre, che appunto di fronte alle immagini della sua piccola figlia, che lui sta crescendo con l'aiuto della madre, perché della madre sua, non della madre della bambina, che invece se n'è andata, ho visto la verità di un ragazzo giovane che vive in un mondo di grande bellezza, lusso, luminosità, ma che appunto di fronte all'amore per la bambina ha tirato fuori un aspetto di grande tenerezza. Molti altri mi sembra o che non abbiano molto da dire dal punto di vista interiore, forse perché ancora non hanno vissuto grandi esperienze, oppure perché sono condizionati da alcuni luoghi comuni, tipo quelli che in un reality show bisogna costruirsi un personaggio e recitarlo, addirittura costruirsi una falsa storia d'amore per metterla in scena. Ecco, questi secondo me sono delle occasioni perdute, perché non sappiamo chi sono, non sapremo mai chi sono queste persone, e perché sono cadute nella trappola di una falsa rappresentazione di se stessi. In questo momento io metto i panni veri, perché lo sono, di nonna, visto che sono nonna di due bambine piccoline, e mi permetto di dirti, piccolo Lord, c'è una persona c'è una persona, un cantante, tra l'altro un cantante romano, un cantante chitarrista romano, che fa parte di un team abbastanza importante anche, che mi sta scrivendo. E vorrei dire, se è possibile, che voglio fare appunto un ringraziamento ad Alessandro Cecchi Paone, perché ragazzo di 30 anni oggi, amante della cultura musicale e letteraria e non solo, e per il ruolo che lui ha avuto negli anni in TV ed anche nel Grande Fratello, seppur temo che purtroppo dalla TV odierna ci sia sempre meno spazio per la cultura. Cosa vuoi dire a Manuel Marzano? Lo ringrazio immensamente. Conferma quello che io avevo detto nella percezione che ho del pubblico, mi conforta tanto, perché sono stato abituato a riconoscere il valore sociale del nostro mestiere, non è un mestiere come un altro, noi abbiamo delle responsabilità e molti giovani dentro la casa del Grande Fratello questo non se ne rendono conto, non lo sanno, quindi in qualche modo non è colpa loro. Se tu appari davanti a milioni di persone, ciò che dici, ciò che fai ha un peso e quindi hai una responsabilità nello scegliere ciò che dici, ciò che fai. Sono felicissimo che questo ascoltatore abbia questo tipo di pensiero nei miei confronti, lo ringrazio. Sono meno pessimista di lui, nel senso che è vero che in questa fase abbiamo pochi spazi prettamente culturali, prettamente divulgativi, prettamente scientifici o storici, come è avvenuto in passato, ma è anche vero che tutte le cose della vita, quindi anche del lavoro, hanno dei cicli, e io sono convinto che il ciclo della televisione trash, della televisione superficiale, della televisione volgare stia volgendo al termine. Cioè, se dopo 18 anni di Grande Fratello l'editore ha sentito il bisogno di chiamarmi all'improvviso e di corsa, in maniera non prevista, a portare dentro la casa del Grande Fratello per 3 settimane i miei contenuti, vuol dire che si percepisce anche a livello di grandi emittenti televisive che non si può più andare avanti con il nulla, ma bisogna, come dire, ritornare a dei contenuti un po' più solidi. Quindi lo ringrazio tantissimo, lo rassicuro che io sono quello che sono e resto quello che sono, anche in nome di tutti quelli come lui che hanno fiducia in me, e sono anche abbastanza ottimista che sta per cominciare un nuovo ciclo in cui avremo di nuovo spazio e occasioni per
diffondere e condividere l'amore per la conoscenza e per una possibile crescita comune. Alessandro, sono Mauro. Ascolta, nel tuo prossimo futuro rivedremo appunto nelle vesti appunto di conduttore di documentari tipo La macchina del tempo, o questo è proprio un capitolo chiuso? Non è affatto un capitolo chiuso, considerate che io da 15 anni faccio professore universitario proprio insegnando documentarismo, divulgazione scientifico-culturale, svolgo questo ruolo anche a titolo privato nelle aziende, quindi non è un capitolo chiuso. Come ho appena detto, abbiamo vissuto degli anni in cui editori e direttori televisivi si sono dimostrati disinteressati, hanno cercato dei risultati immediati con dei mezzi semplici e superficiali. Sono sicuro che torneremo a farlo, perché, come ripeto, la vita è fatta, e quindi anche la vita professionale è fatta di cicli, e il pubblico dimostra di avere bisogno e di sentire la mancanza di questo tipo di programmi che ormai fa soltanto la RAI o poco più. Cronos? Gianfranco, per il momento evidentemente non ha domande, allora vado avanti io. Ti volevo semplicemente chiedere, secondo te, Alessandro, chi è stato il giocatore che ha espresso maggiormente se stesso, le sue emozioni, e chi invece ha recitato di più? Io temo che quelli che recitano di più, e mi dispiace, sono i giovani, perché una volta i giovani del Grande Fratello, perché una volta i giovani magari esageravano, ma portavano alla società e agli altri una gran voglia di cambiare, di innovare, di protestare, di proporre, di richiamare l'attenzione. Questi sono tutti molto stereotipati e quindi sono anche alla fine un po' noiosi. Non ho problemi a dire che sono stato mandato dentro anche per tirare un po' su ascolti e dinamiche, perché questi qua sono dei giovani un po' sdraiati, come li chiama Michele Serra. Quindi direi che le persone più interessanti erano le persone più mature, perché hanno paradossalmente meno filtri, maggiore volontà di mettersi in gioco se accettano di partecipare a un programma così, e più cose da raccontare. Penso a Eleonora Giorgi, penso alla stessa Lori del Santo, che comunque ha fatto questa scelta che io non condividevo, ma l'ha fatta, ed è certamente una donna che ne ha di cose da raccontare, purtroppo spesso anche tristi, ma non solo. Penso anche a Ivan Cattaneo, che racconta di una vita sopra le righe, ma anche molto sofferta, con un momentaneo esito di grande solitudine che gli auguro di superare. Ma ha un carattere abbastanza, il fatto stesso, cioè a parer mio, questa è una mia sensazione, il fatto stesso che abbia deciso di entrare nella casa del Grande Fratello vuol dire che comunque è una forza interiore che piano piano deve tirar fuori, proprio per cercare di superare questi problemi, che sono dei drammi, non sono dei problemi. E indubbiamente... L'ho fatto, ecco, quindi secondo me in questi casi è stato interessante, ma è stato, penso, anche molto utile per lui. Sì, infatti. Tu sei stato praticamente forse il primo personaggio in giacca e cravatta. Possiamo dirlo? Sì, che l'unico. In giacca. Come ti sei sentito, però? Cioè, rispetto... Ma io mica l'ho fatto apposta, è per me la normalità, non vedo perché avrei dovuto vestirmi in maniera diversa, non è che dovevo indossare un costume da Grande Fratello, io sono andato lì come me stesso e io sono uno che, per rispetto del pubblico, abitudine e ruolo, si mette la giacca e la cravatta. Io devo dire una cosa, che non avevo seguito diciamo il Grande Fratello fino a quando non sei entrato tu. Quando ti ho visto la prima volta, però, credevo che saresti stato, cioè, un
un critico all'interno della casa del Grande Fratello e non un concorrente, per cui poi la cosa mi ha molto incuriosita. Di conseguenza ho cominciato a seguire tutte le varie puntate e devo dire che mi è spiaciuto quando sei uscito, anche se credo che il tuo tu l'abbia comunque fatto all'interno della casa, nel senso che hai dato, e spero che tutto ciò che tu hai dato rimanga veramente nelle menti dei ragazzi che erano lì dentro. Ultima domanda invece da parte mia: chi credi che vincerà il Grande Fratello? Mi auguro, a questo punto non sembri contraddittorio, Lori, perché merita, come dire, l'affetto di tutti coloro che l'hanno comunque accompagnata in questo difficile percorso. Me lo auguro anche io. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo. Vi ringrazio molto. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Noi ti aspettiamo veramente con tutte le tue meravigliose trasmissioni. Grazie. Grazie, vi abbraccio. Un abbraccione anche da parte nostra. Ciao.